Allora, buongiorno. Tanto per capire dove siamo, siamo alla laurea in informatica di primo livello, triennale, siamo in aula 1250, siamo all'apertura quindi dell'anno accademico 2016-2017 e io sono il professor Francesco Ranzato, quindi non il docente della prima ora del primo insegnamento, cioè architettura degli laboratori, ma sono, in quanto diciamo, rappresentante dei docenti alla laurea in informatica, incaricato di darvi il benvenuto quindi alla laurea in informatica e nel contempo vi do qualche informazione di orientamento in questo nuovo percorso che vi accingete a intraprendere. Allora, dove siamo? Che facciamo? O meglio, dove siete? Che farete? Allora, siete qui alla laurea in informatica di primo livello in cui sapete che la durata prevista è di 3 anni e quando finirete, sperabilmente appunto in 3 anni e sperabilmente tutti quanti con estrema soddisfazione, sarete a un bivio. Dovrete scegliere se entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire con gli studi in una laurea di secondo livello che viene chiamata una laurea magistrale. E voi forse probabilmente già lo sapete che qui viene offerta anche una laurea magistrale di secondo livello in informatica, quindi l'opzione per continuare con gli studi specialistici alla fine del primo studio di durata di 3 anni c'è. Oppure appunto si può andare a lavorare. A lavorare ovviamente si può andare in qualsiasi momento e quindi anche al termine degli studi specialistici della laurea magistrale. Menziono, probabilmente è troppo presto, ma menziono che alla fine della laurea magistrale è possibile continuare gli studi focalizzandoci sull'attività di ricerca e quindi iscrivendosi al cosiddetto dottorato di ricerca. E anche il dottorato di ricerca informatica è offerto all'Università di Padova e dura 3 anni. Va bene, l'altra informazione basilare da dare è cos'è il CFU, che è una novità certamente rispetto all'organizzazione degli studi alle scuole superiori. CFU è un acronimo che sta per Credito Formativo Universitario, è stato introdotto più di 10 anni fa per uniformare su scala europea l'unità di misura, è un'unità di misura del sapere, per uniformare gli studi che si fanno in tutta Europa. Ok? Quindi, come sono organizzati gli studi in termini di questa unità di misura? Ogni anno vi viene richiesto di acquisire 60 CFU, crediti formativi universitari. Siccome si assume che il vostro impegno di studio in un anno sono circa 1500 ore di lavoro, dividendo 1500 per 60, si capisce cosa si intende per un CFU. Per un CFU si intendono 25 ore di studio, che sono omnicomprensive e quindi includono la vostra presenza qui, alle cosiddette lezioni frontali, e un CFU viene, diciamo, inteso come 8 ore in aula barra laboratorio, quindi 8 ore frontali. Le rimanenti 25 meno 8, 17 ore, sono l'impegno che vi viene richiesto fuori da queste aule. Impegno di studio, ovviamente. Quindi, per ottenere l'agognata laurea, alla fine dovrete acquisire 180 crediti formativi universitari. In realtà, se fate i conti dalla tabella che adesso vi farò vedere, non sono esattamente 60 CFU all'anno, perché facendo la somma dei pesi in CFU di ogni insegnamento, un anno va a 61, l'altro anno va a 59 e così via. Comunque sono circa 60 all'anno. Ok? Una cosa abbastanza importante per gli studi in informatica è la possibilità per coloro che lavorano di studiare con lo status di studente lavoratore.
Allora, io credo che sia una possibilità che coloro che lavorano dovrebbero veramente considerare perché si pagano metà tasse all'anno. D'altra parte, quello che vi viene richiesto è il metà del lavoro e quindi si possono fare 30 CFU all'anno, al più 30 CFU all'anno. Quindi, lo so che chi lavora, diciamo, è tentato di dire ma io lavoro e nel contempo riesco a fare tutto. L'esperienza ci insegna che è piuttosto difficile fare questo e quindi considerate sempre questa opzione. Ok? Gli studenti lavoratori, l'iscrizione come studente lavoratore. Ok, cosa studierete qui? Studierete un sacco di cose, ma fondamentalmente i tre assi, diciamo, di studio saranno le nozioni fondamentali delle cosiddette scienze e tecnologie per l'elaborazione dell'informazione, che verranno accompagnate da una base matematica piuttosto importante, forte, quindi solida base matematica, e tutto ciò vi dovrebbe permettere di essere pronti all'evoluzione delle tecnologie, perché nulla come l'informatica evolve con una rapidità che è difficile trovare in altri ambiti lavorativi e del sapere. E quindi quello che si deve veramente imparare è non il tal linguaggio di programmazione, la tal tecnologia di rete o di comunicazione, ma essere pronti all'evoluzione del sapere in ambito tecnologico dell'informatica. Ok, allora, l'organizzazione è la seguente, ci sono 100, dei 180 CFU che dovete acquisire, 154 sono con insegnamenti obbligatori, quindi quasi tutto è, diciamo, previsto, stabilito per voi delle cose che dovete fare e studiare. 12 CFU invece sono, per tutti gli studenti universitari, sono a scelta libera. Okay, quindi voi sceglierete degli insegnamenti per un totale di 12 CFU, non completamente liberi, ma comunque coerenti con l'ambito della laurea. Siamo una laurea in informatica, quindi non vanno messe cose che non c'entrano nulla con l'informatica. Comunque, questa è una vostra scelta. I rimanenti 14 CFU sono una caratteristica peculiare di questo corso di laurea. Quindi sono rivolti al cosiddetto stage aziendale. Quindi ci sono 11 CFU e sono circa 300 ore di lavoro, quindi 2 mesi, che voi passerete alla fine del vostro percorso di studi al terzo anno in un'azienda, in un progetto aziendale. E i rimanenti, se uno fa i conti, gli rimangono 3 CFU per fare una relazione, scrivere la tesi con cui concluderete i vostri studi. La tesi ovviamente è relativa a questi 11 CFU, a questo progetto di stage che svolgerete in azienda. Ok? Vi anticipo già che ogni anno ci sarà un incontro con le aziende per scegliere il progetto di stage che voi vorrete seguire, che si terrà nella primavera per gli studenti dal terzo anno in poi. Ok. Come sono divisi tra insegnamenti di informatica, insegnamenti di matematica e altro? È abbastanza semplice, 50 CFU per insegnamenti di matematica, a partire sin dal primo anno ovviamente, 101 CFU per insegnamenti di informatica e la rimanente fettina dei 154, 3 CFU di inglese. Ok? All'interno di questi 101 CFU di informatica, vi segnalo che 28 crediti sono dedicati a progetti di laboratorio, sparsi in vari insegnamenti, ma ci sarà del lavoro pratico da svolgere in attività progettuali. E a questi vanno a sommarsi gli 11 crediti dello stage aziendale. Quindi l'attività pratica di laboratorio ha un ruolo piuttosto importante in questo corso di studio. Ok,
Più nel dettaglio, questa è la tabella con la distribuzione degli insegnamenti negli anni e nei semestri, perché sapete che qui siamo al primo semestre, primo anno. E quindi poi, dopo questa breve presentazione, inizierete col corso Architettura dei Laboratori, che vedete vale 8 crediti formativi. E gli altri due insegnamenti che avete al primo anno sono analisi matematica e logica. E in effetti un pezzettino di programmazione che è spalmato su tutto l'anno, nella seconda parte del semestre. E poi qui tutto il resto, tutti gli insegnamenti che studierete distribuiti nei 3 anni. L'inglese è un po' trasversale, adesso ve ne parlerò meglio, non è collocato da nessuna parte perché l'opzione è sempre aperta fondamentalmente. Eccolo qui. L'inglese, allora, un po' la barra che vi viene richiesta è stata alzata ultimamente. Quindi il cosiddetto livello di apprendimento è il livello B2 in ricezione, che significa ascolto e lettura. Quindi voi, per quei 3 CFU, vi sarà richiesto di arrivare a questo livello B2 ricettivo. Quindi vi sono varie possibilità, vari test, eccetera, eccetera. Il primo test, per coloro che già si sono iscritti, addirittura sarà questa settimana, giovedì, per chi si è già iscritto, per chi si era collegato al sito, aveva visto che c'era questa possibilità, giovedì c'è già un primo test, si chiamano TAL, test di abilità linguistica. Altrimenti, per iscriversi ai corsi, e ce ne sono veramente parecchi, più di 10 quest'anno, ci si collega a questo URL, english.scienze.unipd.it, si leggono le istruzioni. Ci si iscrive al corso che, diciamo, è più comodo per frequentarlo e si frequenta il corso. E poi il corso vi diranno come sono organizzati i test per vedere se avete raggiunto o no questo livello B2 ricettivo. Ok? Una postilla, è possibile che qualcuno di voi già sia a livello B2 ricettivo. Chi ha già un certificato di inglese che attesta che ha già raggiunto il livello B2 ricettivo, è esentato da questo test. Ok? Quindi, dentro qui, in questa pagina, è scritto come fare, fondamentalmente manda una copia di questo attestato e i 3 CFU di inglese uno li ha già acquisiti. Ok? In generale, allora qui troverete tutte le informazioni che riguardano l'inglese. In questa pagina, addirittura credo che dovreste già aver ricevuto un'email istituzionale con tutte queste informazioni che riguardano la lingua inglese. Ok, come sono organizzati proprio praticamente gli insegnamenti? Allora, il primo anno, la mattina. Dove? In quest'aula. A parte alcuni laboratori che sono nel palazzo, diciamo, qui di fianco, che si chiama Paolotti, in un laboratorio che tiene circa 170 postazioni. Quindi, essendo voi in 180 circa, dovreste essere tutti comodamente, avere la propria postazione per i laboratori. Altra cosa che vi ricordo è che alcuni insegnamenti a metà semestre prevedono delle prove parziali, che tradizionalmente vengono chiamate compitini, e quindi ci sarà una settimana dedicata ai compitini, già al primo semestre. Gli esami veri e propri, la sessione d'esame, gli appelli d'esame, saranno dal 23 gennaio al 24 febbraio, quindi tra un bel po', tra 4 mesi. L'orario, beh, forse vi siete già collegati al sito, è sul sito ufficiale della laurea in informatica, il cui indirizzo è il seguente. Qui c'è l'orario, come vedete, lunedì si inizia alle 10:30, quindi siamo in questa casella qui. Un'unica cosa da fare attenzione, che si può confondere, l'orario è su base settimanale, quindi da qualche parte c'è scritta la settimana a cui si riferisce, qui c'è il giorno. Se ci sono dei cambiamenti, i cambiamenti d'aula o d'orario vengono. Si vedono qui, quindi bisogna scorrere di settimana in settimana per vedere eventuali cambiamenti. Ma di base l'orario è questo, il primo anno.
Le aule prese da Google Maps, appunto, vi ho detto, una è questa e il laboratorio è al Paolotti dietro. Una questione abbastanza importante è la seguente. Allora, ci sono le cosiddette propedeuticità tra esami. Cioè, al primo anno non vi riguarda perché semplicemente voi dovete seguire la strategia, devo fare tutto. Ma quando andrete avanti, se qualcosa non riuscite a fare, questa cosa qui vi bloccherà altri esami. Quali esami? Quelli che richiedono le conoscenze pregresse fornite dai precedenti insegnamenti. E la tabella è la seguente. Ad esempio, un esame del primo semestre che è analisi matematica e un esame del secondo semestre che è algebra e matematica discreta, se non li superate, voi non potrete fare l'esame di calcolo numerico che è il secondo anno. Un'altra propedeutica importante è tra programmazione del primo anno e programmazione ad oggetti del secondo anno. Ok? C'è una novità rispetto al passato ed è il seguente vincolo di propedeuticità. Allora, per poter accedere agli esami del secondo anno e del terzo, diciamo, bisogna comunque garantire un minimo livello di attività. E questo minimo livello è stato considerato essere 20 crediti formativi. Quindi dovete superare 20 CFU al primo anno per poter accedere al secondo anno, nel senso per poter frequentare, sostenere gli esami del secondo anno. Ok? Vi faccio notare che per arrivare a 20 CFU basta per esempio superare analisi matematica e architettura o algebra ed architettura o algebra e sistemi operativi. Con inglese è ancora più blando il vincolo. Quindi è veramente un livello minimo, 20 su 60. Ok? Test d'ingresso. Allora, c'era la grossa novità quest'anno che il numero di studenti è stato programmato a 180 per fondamentalmente motivi logistici. Questa è un'aula che tiene circa 200 persone. I laboratori tengono circa 180 persone, più di quella quantità di persone è difficile fornire un servizio di qualità. E quindi è questa la motivazione per cui il test d'ingresso che avete frequentato e che avete superato con successo ha fissato un livello di entrata a 180 posti. Okay? Qualcuno di voi potrebbe comunque, dovrebbe essere comunque un numero limitato dai numeri che ho avuto, avere il cosiddetto OFA, che è un acronimo che sta per obbligo formativo aggiuntivo. Qualcuno di voi ha l'OFA? 1, 2, non è brutto avere l'OFA, perché non è una malattia, perché l'OFA lo si supera semplicemente superando un esame, l'OFA è di matematica, superando un esame tra analisi matematica o algebra e matematica discreta. Ok? Nel caso sfortunatissimo che una delle pochissime persone che ha l'OFA non riesca a colmare questo debito, allora non potrà iscriversi al secondo anno, ma dovrà ripetere il primo anno, quindi non potrà sostenere esami del secondo anno. Negli anni passati c'erano tanti studenti nuovi che avevano l'OFA, con il test d'ingresso numero programmato abbiamo visto che veramente sono una piccolissima percentuale. E sono certamente fiducioso che quei pochi studenti lo supereranno tranquillamente. Bene, infine ulteriori puntatori, di questo vi ho già parlato, il sito web ufficiale del corso di laurea, informatica.mat.unipd.it. Vi do un'altra informazione, allora esiste un gruppo Facebook, si chiama Google Facebook del CCS. Cos'è il CCS? È il consiglio dei corsi di studio in informatica, appunto raccoglie i docenti di informatica che insegnano sia la laurea di primo livello che a quella di secondo livello,
i rappresentanti degli studenti e in cui si deliberano varie cose che riguardano l'organizzazione dell'area in informatica. Io mi preoccuperò di mettere online, man mano che le informazioni arrivano, che le delibere vengono fatte, mettere lì tutte le informazioni in questo gruppo e quindi iscrivetevi se avete un account Facebook. Se non ce l'avete, fate un account fake e iscrivetevi con l'account fake. Che altro dire? I laboratori del primo semestre riguardano architettura degli elaboratori, quindi il corso che inizierete tra un po', e il corso di programmazione che inizierà nella seconda parte del primo semestre, mi sembra da fine novembre in poi. Altra cosa c'è, ma ve ne ha già parlato credo il tecnico, ovviamente una rete Wi-Fi, per ottenere un account per accedere alla rete Wi-Fi. Andate in questo sito, il sito degli studenti del Dipartimento di Matematica, quindi www.studenti.matunipd.it, e lì c'è tutta la procedura per ottenere l'account, che vi servirà anche per accedere al laboratorio. Infine, vi presento alcuni amici barra colleghi. Allora, in primis i cosiddetti tutor junior, eccoli qui, i Baldi Jovanotti. Allora, Matteo Lisotto, venite pure su, che così vi vedono. Tobia Tesan e Ivano Lauriola, sparito? Non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato, sono in anticipo. Allora, in più c'è una quarta persona, loro sono informatici, sono studenti della laurea magistrale, che hanno il ruolo di essere tutor junior, questa è la dicitura precisa. Cosa sono i tutor junior? Vi danno una mano, fondamentalmente a voi del primo anno, quindi organizzano gruppi di studio, ripasso su lezioni, esercizi di preparazione agli esami, revisione degli esami, eccetera, eccetera. E per svolgere queste attività, i tutor junior hanno individuato degli slot al pomeriggio in alcune aule, eccole qui. Gli slot previsti il lunedì pomeriggio e il mercoledì pomeriggio in due aule diverse. L'UF1 è quell'aula qui a fianco, quella di alcuni di voi la prima fila sono venuti da lì a qui. La P200 invece è Paolotti, nell'edificio di lì. Il primo incontro, mi hanno detto prima, sarà già questo mercoledì di orientamento fondamentalmente. Quindi non ci sono problemi i primi giorni, però il primo incontro io vi consiglio mercoledì alle 2, finita la lezione, vi fermate un attimo. Andate lì e sentite come è organizzato il lavoro dei tutor junior. L'ultima informazione che va ai tutor junior è che anche loro hanno il loro gruppo Facebook per tutte le informazioni organizzative, cosa si fa, dove si fa, che ora si fa, eccetera, questo si fa, questo non si fa, ed è questo qui, Tutor Junior Informatica Unipd, gruppo Facebook. Volete aggiungere qualcosa? Direi solo una cosa. Non aspettate all'ultimo a venire al tutorato, ma venite, siamo amici e siamo qui per aiutarvi, quindi. Sono colleghi. Venite e appunto, come ha detto anche lui, non fatevi problemi. Quindi, cioè, se avete dubbi o bisogno di fare degli esercizi, siamo appunto in quelle giornate là. Sì, ecco, il punto cruciale è che loro non sono professori, sono tra virgolette amici barra colleghi e quindi con loro potete sbragarvi come volete. Ecco, questa è la sostanza. Manca purtroppo il tutor junior senior, Ivano Lauriola, ma forse arriverà tra qualche minuto. Bene, vi congediamo e vi ringraziamo. C'è un'altra serie di persone che vi volevo presentare sono i rappresentanti degli studenti. Ce n'è uno solo, però uno ma buono, ed è Riccardo Montagnin, valido studente che io mi ricordo dall'anno scorso, è al terzo anno, vero? Allora, i tre rappresentanti sono Gianmarco Ferrante, Riccardo Montagnin e Nicolò Scapin. Lui è Riccardo Montagnin. Ora, qual è il ruolo dei rappresentanti degli studenti? Sono i rappresentanti ufficiali eletti, credo, sì,
nel consiglio del corso di studi. Quindi lì dove i docenti discutono le questioni organizzative della laurea in informatica, se ci sono problemi, se ci sono istanze, se ci sono richieste, vi rivolgete ai rappresentanti degli studenti e loro fanno da interfaccia rispetto al gruppo di docenti della laurea in informatica. Riccardo, vuoi dire qualcosa? Sì, grazie. Allora, intanto ciao a tutti. Volevo dire che ho scritto qua alla lavagna ancora stamattina, forse l'avrete notato tutti, due gruppi utili. Il primo è il gruppo Facebook che si chiama FIUP, Futuri Informatici dell'Università di Padova, e il secondo è il gruppo Telegram. Su questi gruppi potrete chiedere qualsiasi cosa, domande, riportare se avete problematiche con i professori, scambiarvi appunti. Abbiamo un account mega dove ci sono tutti gli appunti di qualsiasi anno, qualsiasi materia. Potete fare domande, vendere, comprare libri usati e quant'altro. Quindi ve lo raccomando perché siamo praticamente ormai 1000 utenti su quel gruppo di qualsiasi anno. Eccolo qui. Ah, eccolo qua. E quindi l'ho messo. Ok. E seconda cosa, se avete qualsiasi problema scriveteci a una delle mail oppure sul gruppo trovate anche gli account Telegram di noi rappresentanti. Ci scrivete qualsiasi problematica con i professori. Abbiamo aperto anche un foglio Google pubblico dove ognuno può andare a scrivere se ha problematiche con i corsi, con un professore in specifico, se vorrebbe migliorare o modificare qualcosa. Quindi scrivete qualsiasi cosa là e noi ci faremo carico di portare questo al primo consiglio di corso che potremo. Grazie. Bene, ringraziamo il vostro collega veramente, perché lui è ancora laurea triennale, Riccardo Montagnin. E allora, eccolo qui, è scritto anche qui, il gruppo Facebook degli studenti è il seguente, FIUPD. Hanno scelto un acronimo che vuol dire che al futuro loro sono ottimisti, quindi sono i futuri informatici. Per il resto ci sono le informazioni di base, sapete che c'è una segreteria studenti fisica, old style, dove andare lì per scadenze, domande, cose del genere. E poi c'è anche il caro vecchio incontro fisico con i docenti, quindi ci sono i ricevimenti studenti da parte dei docenti, è uno strumento forse un po' obsoleto ai tempi, però io ve lo consiglio fortemente. I docenti ogni settimana prevedono uno slot di 1-2 ore, se uno ha dei dubbi sul materiale svolto, su cosa succede, qualsiasi dubbio che riguarda quell'insegnamento, può andare in ricevimento dal docente di quel corso. Bene, siamo quasi alla fine, e qui niente, ribadisco il mio benvenuto. All'inizio immagino che ci saranno delle differenze non da poco, dalle scuole superiori all'università, cambia tutto, e forse riassumendo in uno slogan cosa cambia, è che adesso, voi che siete maggiorenni, avete responsabilità e controllo totale su quello che succede ai vostri studi. E quindi, questa responsabilità, usatela bene. Ok? Ultima cosa, al termine di questo benvenuto, abbiamo previsto una cerimonia, diciamo così, di assegnazione di un premio al miglior laureato in informatica. Allora, questo premio è sponsorizzato da IFIN Sistemi, che è una delle aziende con cui noi collaboriamo per gli stage aziendali, e quindi adesso andremo a premiare il miglior laureato dell'anno scorso. Se c'è. È previsto alle 11:15. Quindi niente, abbiamo un 15 minuti di tempo per rilassarvi e per attendere. Se avete avete domande? Ragazzi, avete qualche domanda? Sì. La frequenza, ecco, non l'ho detto, ma fa parte della responsabilità che avete, non c'è obbligo di frequenza in nessun insegnamento. Ovviamente la frequenza è fortemente consigliata, in particolare al primo anno, però formalmente non c'è nessun controllo a che ora arrivate, a che ora andate, non c'è nulla da firmare, né in modo cartaceo né in modo elettronico.
Ecco, vi presento, lo vedo qui che arriva il tutor junior senior, cioè Ivano Lauriola. Vieni, vieni su. È importante perché lui, diciamo, è il tutor junior anziano e quindi è il coordinatore dei tutor junior. Sì, può dire anche aggiungere due parole oltre a quelle già dette dagli altri due tutor junior. Ciao a tutti, allora io sono il quarto tutor, siamo in quattro, oggi ne avete visti solo tre. Penso che avete già presentato gli orari. Sì. Bene, allora io non voglio rubarvi altro tempo, sapete che esisto anch'io e continuate pure. Eccoli qui. Me li ha dettati lui prima e li confermi, vero Ivano? Sì, sì, confermo. Il prossimo incontro è mercoledì 5, però è un incontro più informativo, quindi non tratteremo di lezioni, argomenti teorici. Ok. Altre domande? Non abbiate timori, se avete qualche già dubbio. Ogni insegnamento prevede i propri libri e quindi. Eh certo. Gli insegnamenti sono abbastanza scatole stagne e quindi ogni insegnamento avrete il vostro docente e lui vi dirà esattamente il materiale su cui studiare, in particolare se ci sono eventuali libri da acquistare. Altri dubbi? Altre domande di carattere generale o specifico? Beh, un'altra cosa che non, cioè, do per scontato, qui si parla di ore, ma in realtà le ore sono di accademiche, quindi le ore sono di 45 minuti, quindi questo 15 minuti di pausa è abbastanza solito. Ok? Va bene, allora facciamo un 10 minuti di pausa e poi alle 11:15 precise, allora premieremo il miglior laureato del 2016. Ok? Benvenuti e grazie.